Oggi parliamo dei comandi base da insegnare al nostro cucciolo. Il termine comando non mi piace moltissimo perché ci tengo che non vengano presi come un modo per rendere il cane un burattino, ma in realtà insegnare al cane, ad esempio, seduto, terra e resta, è uno strumento in più che noi diamo al nostro cane per essere equilibrato e affrontare dei momenti problematici. Ad esempio, ci troviamo al bar e abbiamo bisogno che il nostro cane, magari di taglia grande, stia seduto vicino a noi, piuttosto che il cane vuole risolvere un problema e per riflettere tende a sedersi, lo aiuta a stare calmo. Inoltre è importante, fin dai primi momenti con il cucciolo, che veda il proprietario come un punto di riferimento e quindi creare una comunicazione anche in questo senso può essere molto utile, sia per noi che per il nostro cane. Ci sono diversi modi per insegnare molte cose ai cani, diciamo che vanno tutti bene. Oggi ne vediamo qualcuno. Una cosa importante è che il cane si abitui fin da subito a seguire in maniera positiva la nostra mano, che quindi la mano diventi un target positivo. Possiamo farlo fin da subito premiandolo quando tende ad avvicinarsi con il muso al palmo della nostra mano e quindi non utilizziamo la mano per picchiarlo o per fare altre cose che possono essere negative e quindi spaventarlo. Il cane conosce ed utilizza la comunicazione non verbale, quindi partiamo da quella per poi arrivare al comando puramente vocale come quello del seduto. Ok, mettiamo il cane frontale a noi, lo chiamiamo e se viene lo premiamo. Ok, vieni Rolly, ok, bravo. Partiamo adesso dal seduto. Faccio una premessa per quanto riguarda il bocconcino. Mi raccomando, cercate di utilizzarlo il meno possibile. All'inizio va bene, però lo teniamo in tasca e non in mano, perché rischiamo che altrimenti diventi un'esca e che il cane faccia determinate cose solo per il cibo. Quindi per qualunque attività vogliamo fare, innanzitutto scegliamo un set adeguato che non abbia troppi stimoli che possano distrarre il cane. A quel punto, quando il cane è concentrato su di noi, lo chiamiamo e lo facciamo venire frontale. Rolly, vieni. Dai. Ok. Consideriamo che il cane occupi uno spazio che si prolunga anche verso l'alto, come se fosse una scatola. Quindi noi andiamo ad invadere leggermente il suo spazio con il peso del corpo. Spostiamo il peso del corpo in avanti, mandando anche una gamba in avanti, e una mano la facciamo scorrere verso l'alto come per sollevare il muso del cane. Ok, lo premiamo e ripetiamo questa operazione diverse volte. Nel caso in cui il cucciolo non sia abbastanza concentrato, ci sembra di non riuscire, possiamo tenere un bocconcino in mano mentre facciamo questo movimento. Una volta che abbiamo ripetuto più volte la sequenza, possiamo inserire contemporaneamente il comando vocale seduto. Passiamo ora invece al terra. Il terra parte dal seduto, quindi mettiamo il cane seduto, dopodiché con la mano, con il palmo rivolto verso il muso del cane, facciamo scorrere la mano fino a terra, come se stessimo nascondendo un bocconcino sotto la mano, e lo premiamo. Anche qui ripetiamo la sequenza diverse volte e se non ci sta seguendo e non riusciamo, possiamo tenere un bocconcino tra le dita mentre facciamo questo movimento. In ultimo passiamo al resta. È una posizione, un comando che ci può servire anche nella vita quotidiana, insomma. Quindi non ci interessa se lo fa dal seduto o dal terra. In questo caso lui adesso è a terra. Partiamo dando un chiaro segnale di resta con il palmo della mano rivolto verso il cane. Quindi resta
inizialmente solo uno o due passi indietro. Se lui non si muove, torniamo e lo premiamo. Poi di nuovo, resta. Allunghiamo sempre di più la distanza fin quando addirittura non riusciamo a voltarci. Quindi resta. Bravo, bravissimo. Molte volte premiamo il cane anche solo con il bravo, perché deve imparare a non aspettarsi sempre il bocconcino come sta facendo Rolly adesso. Ok? Se volete farci delle domande, potete scriverlo nei commenti oppure rivolgervi alla nostra struttura. Grazie e alla prossima! Da